Mezzanotte 11 minuti, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del telegiornale della 7. Cominciamo subito con l'aggiornamento del numero delle vittime della strage che c'è stata oggi ad Ankara. È di 95 il numero dei morti, 246 feriti, una quarantina dei quali sono in gravi condizioni. L'attentato compiuto da due kamikaze è avvenuto nel corso di una manifestazione contro il conflitto nel Kurdistan. È la strage più sanguinosa della storia della Turchia moderna dopo quella di luglio a Suruk, dove morirono 33 attivisti in partenza per Kobane, la città in territorio siriano assediata dall'ISIS. Il primo ministro Erdogan ha accusato della strage non meglio identificate forze che mettono in pericolo l'unità nazionale, ma il partito curdo non ha dubbi, il mandante non è altro che lo Stato. E al grido di Stato assassino migliaia di persone hanno manifestato a Istanbul e in altre città turche e a Diyarbakir. La polizia ha disperso i manifestanti con i lacrimogeni. Manifestazioni di solidarietà si sono svolte anche a Parigi, Strasburgo, Marsiglia e Atene. Barack Obama ha telefonato a Erdogan e oltre alle condoglianze per le vittime ha ribadito la vicinanza degli USA alla Turchia per la sicurezza nella regione. Vicinanza che è stata espressa anche dal segretario di Stato americano Kerry, che questa sera ha telefonato sia ad Abu Mazen che a Netanyahu, invitando entrambi a ritrovare la calma e la via del dialogo in quella che ormai viene chiamata la terza intifada e che oggi ha causato altri 4 morti. I primi 2 sono ragazzi di 13 e 15 anni freddati a Khan Yunis, proprio davanti alla barriera di separazione tra Gaza e il territorio israeliano. Secondo la ricostruzione stavano cercando di superare la recinzione insieme a migliaia di persone che per ore si sono scontrate con i soldati israeliani. Gli altri 2 ragazzi sono stati uccisi a Gerusalemme dopo aver aggredito con i coltelli 2 ebrei ortodossi e un gruppo di poliziotti. Il totale di questa nuova ondata di violenze è finora di 24 morti, 20 tra i palestinesi, 4 tra gli israeliani. Da Gaza poi in serata è stato lanciato un altro razzo alla volta di Ashkelon, è stato intercettato e distrutto dal sistema di protezione Iron Dome, non ci sono state vittime. Torniamo alla politica italiana, obiettivo quasi raggiunto, quello della riforma costituzionale del Senato che dovrebbe essere varata la prossima settimana, per l'esattezza martedì. Renzi può già cantare vittoria. E dicevano che la riforma non sarebbe passata, ha detto invece si farà, questo renderà l'Italia un paese più semplice. Davanti alla platea degli industriali di Treviso Renzi ha ribadito che si arriverà all'abolizione per tutti di IMU e TASI e ha sottolineato i passi in avanti fatti sul fronte economico con il PIL che si attesta attorno all'1%. Il Premier ha anche annunciato uno sconto fiscale per tutte quelle aziende che investiranno in beni strumentali. Tra i prossimi obiettivi del governo ci sono interventi ad hoc per combattere la povertà infantile e interventi nel settore agricolo. A Roma saranno formalizzate dopodomani, lunedì, le dimissioni del sindaco Ignazio Marino, sindaco ancora per poco. Lo ha fatto sapere lo stesso Marino incontrando oggi i presidenti dei municipi della capitale. Le dimissioni saranno effettive e irrevocabili nell'arco dei 20 giorni successivi. Ogni scenario, come che è stato visto circolare in questi giorni, è solo veleno ed è privo di fondamento, ha affermato il sindaco, facendo riferimento ad un suo possibile tentativo di resistere alle dimissioni. E poi è stata una giornata di forte maltempo, soprattutto nel sud Italia, in particolare in Sicilia, nel Messinese. Forti precipitazioni si sono abbattute su Barcellona, Pozzo di Gotto, causando esondazioni del Mele. Decine di auto sono state trascinate fino alla spiaggia da un mare di fango. Si segnalano danni ingenti a vetture e abitazioni. Per fortuna nessuno però è rimasto coinvolto. Sono state colpite anche Milazzo, Antillo, Furci e altri paesi della zona. Problemi anche a Caltanissetta, dove il vento ha soffiato a 60 km orari, Catania e Palermo. L'allerta meteo continuerà fino a domani e interesserà la zona centrale e settentrionale della Calabria. La nazionale italiana ha centrato l'obiettivo, ha battuto l'Azerbaigian per 3-1. L'Italia si è imposta in trasferta sbloccando la partita dopo 11 minuti con un gol di Eder. Una disattenzione della coppia Chiellini-Bonucci regala agli avversari il pareggio di Nazarov alla fine del primo tempo, poi El Shaarawy riporta l'Italia davanti e da quel momento la strada della qualificazione è in discesa fino alla rete di Darmian, che fissa il risultato. Martedì a Roma c'è l'ultimo impegno contro la Norvegia
per difendere il primo posto nel girone di qualificazione per gli europei. Mezzanotte 16, questa era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna domattina alle 6.50, noi se volete ci ritroviamo domani sera più o meno a quest'ora. Buonanotte.